Ultima edizione di Stadio News di studio Marco Gullà. Dopo l'allenamento fra campo e palestra, il Palermo è tornato in campo nel pomeriggio per sostenere la seconda seduta della giornata di ieri in vista della gara di domenica contro la Juventus al Renzo Barbera. I rosaneri hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche ed una partita finale in porzione ridotta del campo. Fabrizio Micoli e Nicolas Bertola hanno regolarmente lavorato con il resto dei compagni, Hernandez e Mantovani hanno invece svolto lavori in palestra e si sono sottoposti a terapie specifiche per recuperare dai rispettivi infortuni. Oggi seduta pomeridiana. Giampiero Gasperini si proietta verso la partita di domenica prossima contro la Juventus allo stadio Barbera. Allora sentiamo l'intervento del tecnico rossanero in sala stampa. La presenza in campo di un allenatore ha la sua, comunque conta, la sua forza, perché è comunque immediata, è comunque diretta, qualunque suggerimento, qualunque situazione percepisci lo fai con dei tempi sicuramente più veloci. Però insomma adesso intanto loro hanno una partita. Poi dopo con noi insomma vedremo, noi arriviamo da questa partita che ci brucia con l'Inter, è chiaro che è una partita di grande prestigio oltre che importante per la classifica di entrambe, e sono quelle partite che bisogna giocare al meglio. Per la gara con la Juve, Miccoli è il nostro valore aggiunto. Parole e pensieri firmati Pietro Lo Monaco, AD del Palermo. È un giocatore indiscutibile in termini di consistenza, lui può davvero fare la differenza. Rientrerà anche Donati, quindi rispetto alla partita persa a San Siro avremo due pedine che sono fondamentali per il nostro allenatore. Questi due rientri ci fanno stare moderatamente tranquilli, ma ovvio che dovremo giocare la partita della vita. È una gara in cui non bisognerà sbagliare nemmeno una virgola. Il Palermo cerca rinforzi in difesa. Ibrahim Mbaye, giovanissimo difensore classe 94 di proprietà dell'Inter, potrebbe essere l'uomo giusto per mister Gasperini. Ecco quanto dichiarato dal suo procuratore Beppe Accardi. Devo dire che già in estate molti club avevano bussato alla porta dell'Inter per chiedere il prestito di Ibrahim. Il Palermo, ad esempio, aveva chiesto informazioni, ma l'Inter aveva manifestato la volontà di tenere con sé il giocatore. È chiaro, da qui a gennaio può cambiare qualcosa, ma questa è la situazione attuale. Juventus favorita sul Palermo per la nota agenzia di scommesse Curse al Bookmaker. Successo dei bianconeri quotato a 1,70, pareggio a 3,50, vittoria del Palermo invece a 5. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.